Buongiorno amici, oggi abbiamo una top 11 con la maglietta dell'NBA perché sto vedendo i playoff e mi stanno piacendo tantissimo. Io sono tifoso dei Lakers perché studiamo un po' a Los Angeles, UCLA, beppe no, e quindi ci prendiamo un po' per quello, ma io dai tempi di Magic tifo Los Angeles Lakers, ma parliamo di pallone, anche perché poi ci capisco di quello, basket pochissimo, anche se mio figlio gioca a basket. Partiamo con Skorupski. Sicuramente è stato il portiere che ha dominato questo weekend di calcio italiano, perché almeno due parate, non solo quella sul rigore ballerino di Milik, sono state decisive, in particolare quelle su Fagioli. È un portiere che ogni tanto fa delle partite straordinarie, ogni tanto poi nel corso della sua carriera si è un po' perso, però secondo me è stato comunque sempre un portiere di grande affidabilità, e quindi ho piacere di inserirlo nella nostra top 11 per la prima volta, credo, perché contro la Juve ha fatto veramente benissimo. Poi difensore ho messo solo esterni, praticamente ho messo Rivera per il gol con il Napoli. È stato un giocatore importante per questa stagione del Napoli, proprio perché il Napoli secondo me ha avuto la grande capacità di crearsi delle alternative titolari diverse dai titolari, cioè che ti danno la possibilità sia di sviluppare lo stesso gioco sia però di cambiarlo se necessario. Faccio proprio l'esempio del laterale sinistro, Mario Rui, che è sempre stato un laterale tipico per Spalletti perché è tecnico, perché sa andare sulla fascia, perché ha un bel piede quando cross, però ogni tanto fisicamente faceva perdere qualcosa, no? Dal punto di vista difensivo, soprattutto per questa difesa 4 del Napoli, deve essere molto attenta perché è una squadra offensiva e quindi ogni tanto rischia di essere presa avrebbe rischiato di essere presa in contropiede, perché in realtà i numeri ci dicono che il Napoli in difesa è stato straordinario quest'anno. Però ecco, è stato straordinario anche perché aveva un'alternativa fisica a Mario Rui, che è proprio il giocatore che ha segnato quello che poteva essere il gol decisivo per lo scudetto. Poi invece il gol decisivo sarà un altro, ma comunque un gol importante. Poi inserisco Zappacosta. A Zappacosta sta dicendo molto in questo finale di stagione importante dell'Atalanta, sta volando letteralmente sulla fascia, ma quando io ho incrociato Zappacosta in questi anni, e l'ho incrociato in una condizione fisica buona, ottimale, io ho sempre trovato un grande giocatore, un ottimo giocatore, giocatore in grado di andarsene sulla sinistra, un po' su certe cose ricorda Spinazzola, è forte nell'uno contro uno, tira in porta. Zappacosta ha un gran calcio dalla distanza, solo che nel corso della carriera ha avuto una serie di incidenti che l'hanno limitato, devo dire, tantissimo. Stava molto sfortunato, incidenti e ricadute, e adesso sta facendo vedere invece ancora una volta il suo valore. Ma ripeto, negli intervalli in cui è stato bene, lui ha sempre fatto vedere il suo valore. Purtroppo è stato un po' fermato da qualche infortunio di troppo. Il terzo che inserisco è Çelik. Allora, nel secondo tempo ha fatto un po' fatica con Leao, perché Leao si è messo a fare il fenomeno, però nel complesso lo ha limitato, non lo ha fatto diventare pericoloso nei pressi dell'area di rigore, poi in più ha fatto l'assist. Anche lui è un giocatore che questa stagione è andato un po' così così, secondo me magari non è tanto abituato a quel ruolo, ogni tanto gli scappa l'uomo dietro, però comunque con il Milan ha fatto bene, con il Milan ha giocato una buona partita, secondo me ordinata, il pareggio era giusto, la Roma ha perso una grande occasione, perché quando passi in vantaggio nel recupero ovviamente perdi una grande occasione, secondo me è un po' viziata da un eccesso di gioia e di feste dopo il gol. Lì secondo me qualcuno deve mantenere la calma, invece ho visto qualcuno dalla panchina che la calma non l'ha mantenuta, addirittura è stato uno dei primi a buttarsi, o degli ultimi, peggio ancora, a buttarsi addosso a Abraham. Ecco, lì secondo me un po' questa foga che Mourinho vuole nella sua panchina ogni tanto diventa, l'ho già detto e lo ripeto, diventa eccessiva. Cioè i realisti sono più realisti appunto del re, cioè i murignani diventano più di Mourinho, perché quelle tensioni lì bisogna saperle gestire. Secondo me ogni tanto la panchina della Roma perde un po' troppo la trebisonda. Diciamo che, come detto, questo è un metodo Mourinho, cioè quello di creare l'assedio, quindi la squadra che mette pressione a se stessa e agli avversari, però ogni tanto secondo me non ha funzionato questa cosa. Centrocampo. Churria. Mai, quasi fisso.
giusto, Ciurria, due giocatori ottimi sono stati trovati. Grande gamba, grande capacità di aggredire l'avversario, tecnica in velocità. Non è un caso che il Monza abbia fatto questo campionato. Soprattutto a centrocampo sono state fatte delle scelte molto intelligenti. Io un po' che corteggio Galliani, scherziamo anche per messaggio, perché io dico non ho mai corteggiato così tanto neanche una donna, lui però prima o poi verrà al club e ci spiegherà cosa l'ha mosso per costruire una squadra che obiettivamente è costruita con grande intelligenza e che funziona. Poi metto due a centrocampo che secondo me sono un po' sottovalutati. Uno è Mkhitaryan, perché lo sappiamo che è un giocatore forte, però non è sottolineata la serietà con cui gioca questo ragazzo. Cioè, Mkhitaryan è sempre regolare, non ha, diciamo, dei bassi nel corso di una stagione, se non quando sta proprio male non può giocare. Ha fatto benissimo con l'Inter, secondo me, quest'anno. Poi fa bene il ruolo di mezzala, fa bene l'inserimento, calcia spesso da fermo. È un giocatore che soprattutto in Europa è stato fondamentale, secondo me, per la sua esperienza, fondamentale in Champions League. Se ne parla un po' meno di altri, però pensate quello che vi dico. Io vi dico che naturalmente Leao sarà centrale per il gioco del Milan nel derby di Champions League, ma per l'Inter io credo che i due giocatori fondamentali saranno Mkhitaryan e Barella, per come giocano le due squadre. Quindi di là avremo, diciamo, sì, Benasser che può essere ancora decisivo e Leao soprattutto, però di qua io vedo più il centrocampo dell'Inter che potrebbe fare la differenza. Un altro centrocampista che secondo me è il più sottovalutato della Serie A è Brian Cristante. Allora, io leggo le pagelle di Cristante, leggo 6 o 6 e mezza sempre, raramente 7, meno che non faccia gol. Ma ragazzi, ma se Cristante le gioca tutte, con la Roma e con la Nazionale, ma ci sarà un motivo? E ve lo spiego io un motivo. È in testa a Tegel Vinti nella Serie A. È uno di quelli che recupera più palloni in assoluto, che sporca più palloni. Che attenzione, il pallone non è solamente quando lo prendo e diventa mio, ma anche quando interrompo un passaggio che può essere facile per lo sviluppo del gioco avversario, quando vado a sporcare 100.000 contrasti a centrocampo. Però siccome è un ragazzo che parla poco, che non protesta tanto in campo, che si fa sentire quando è necessario, che fa questo gioco oscuro da anni, allora non è considerato uno dei più grandi centrocampisti italiani in questo momento, ma secondo me è uno dei centrocampisti più forti italiani in questo momento, uno fortissimo, fortissimo. E impazzisco perché non gli viene riconosciuta questa cosa. Provate a togliere Cristante alla Roma, alla Nazionale, e vediamo che succede. Matic, partita in Coppa strepitosa, ma Cristante tutte così le ha fatte, tutte dall'inizio dell'anno, anche quando deve giocare difensore centrale. Ragazzi, giocatore di un'utilità pazzesca, pochissimi giocatori sono utili come è utile Cristante. E poi l'altro centrocampista che inserisco ovviamente è Senemakers, perché uno che fa un gol così importante a pochi secondi dalla fine, che si fa trovare sempre pronto quando entra, che per accendersi ha bisogno di 15 secondi da quando esce dalla panchina a quando entra in campo, che ha dimostrato una grande serietà sempre, ma in particolare nelle ultime stagioni, quando non è stato chiamato titolare. Perché guardate che i giocatori che fanno la differenza in questo nuovo calcio con le 5 sostituzioni, quindi dove conta ancora di più la condizione atletica che ha negli ultimi 20 minuti, quando lo vedete le partite cambiano radicalmente, e in questo calcio è importantissimo avere dei giocatori che entrano e sono subito al massimo, che riescono subito a dare quello che possono e devono dare. E Salemakers è uno che da quel punto di vista non tradisce mai, e per questo mi piace inserirlo nella nostra top 11 dei centrocampisti. Poi davanti è tornato Lautaro. Io penso proprio si possa dire che ha vissuto un momento di difficoltà fisica quando è finita la benzina del mondiale, perché comunque ragazzi, Lautaro ha giocato tutte le partite fino alla finale del mondiale, lo sapete che cosa, non tutti i titolari, però lo sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine della stagione Lautaro ha giocato o tutte le partite dell'anno, ha potuto giocare o tutte le partite dell'anno, poi non ha giocato proprio tutte,
oppure tutte tranne una se l'Inter non va in finale di Champions League. Ma io mi sorprendo anche un po' che questa considerazione riguardo all'Inter non venga fatta. Ma mica è facile giocare 50 e rotte partite in un anno ed essere sempre al massimo in tutte le competizioni. Io credo che questa cosa vada riconosciuta a Inzaghi, e invece vedo che viene riconosciuta poco. Anch'io ogni tanto sono stato critico a Inzaghi, secondo me lui soprattutto vedo che sta cambiando e sta provando a cambiare, ogni tanto non ce la fa. Però è la comunicazione che per adesso secondo me è la cosa che ha fatto peggio Inzaghi in assoluto. Perché poi per il resto gli si può dire poco, sì, va bene, ha perso un sacco di partite in campionato, ma quante partite ha giocato, ragazzi? Quante partite consecutivamente, quanti giocatori hanno fatto un mondiale e quindi poi anche quello ha influito. Io voglio aspettare a giudicare la stagione dell'Inter e di Inzaghi. Poi può essere che la società abbia individuato dei limiti di leadership nell'allenatore e che abbia piacere di avere una figura diversa proprio per leadership e comunicazione, questo è lecito. Però non può togliere quanto di buono in questa stagione l'Inter potrebbe portare a casa. Sono settimane decisive, perché può essere tutto e può essere niente, però comunque già essere in tutte le competizioni fino alla fine vuol dire aver gestito bene il gruppo, almeno dal punto di vista fisico, questo è sicuro. Poi ripeto, alcune cose possono essere migliorate. Poi, amici del Napoli, non vi arrabbiate. Già con me si sono arrabbiati un po' quelli della Serenità che dicevano che davo per scontato la vittoria del Napoli. Un po' tutti la davano per scontati. Forse anche, e per questo metto DA, perché la mia generazione viene da un calcio un po' diverso. L'ho detto anche con Beppe in studio domenica. Cioè noi veniamo da un calcio in cui le squadre che avevano poco da dire non si mettevano neanche lì tanto. Cioè non è che... non parlo di illeciti, eh. Parlo di quelle giornate di fine campionato in cui se c'era, diciamo, una squadra che aveva poco da dire contro una squadra motivata, sapete che il mantra era le motivazioni sono tutte e vinceva sempre quell'altra. Sono felice di poter dire che il campionato italiano non è più così. Prima solo il tedesco dava queste emozioni nelle ultime giornate, neanche l'inglese, neanche lo spagnolo. Adesso però le cose sono cambiate e vedo le squadre che se la giocano fino alla fine, che trovano in se stesse la forza per dimostrare quello che valgono, anche se la classifica non dà più, diciamo, stimoli, e quindi è tornato fortemente il concetto di dignità. Che bello, che meraviglia. E quindi stragrandi complimenti a DA, alla Salernitana. C'era la spinta del pubblico di Salerno che non voleva, diciamo, non voleva consegnare lo scudetto a Napoli, però c'è anche tanto orgoglio. Ha perso male l'ultima partita alla Sampdoria, però fino a quando, diciamo, ha potuto tenere psicologicamente, ha tenuto. Sta tenendo la Cremonese psicologicamente, il Verona addirittura in recupero, ma anche, voglio dire, il Sassuolo sta facendo delle belle partite, la Fiorentina, che sì, hanno da dire, Torino un po' altalenante, però delle grandi partite le fa, lì gli stimoli magari trovi una domenica e non l'altra, forse magari anche un po' di stanchezza, non lo so, però comunque un fatto è certo, il campionato italiano ha recuperato questa cosa dell'imprevedibilità nelle ultime giornate ed è un passo in avanti culturale straordinario, e dobbiamo sottolinearlo quando facciamo dei passi in avanti culturali. Secondo me questa può essere stata una stagione che ci ha fatto fare in diversi campi dei passi in avanti, in altri abbiamo dimostrato di essere ancora indietro, tipo il problema del razzismo. E poi l'ultimo attaccante è Duan Zapata, perché quando un attaccante fa un gol del genere nel finale entrando dalla panchina, vuol dire che l'Atalanta, se ce l'avesse avuta al massimo delle condizioni per tutto l'anno, sarebbe ancora più alta in classifica. L'Atalanta rientra prepotentemente in zona Champions League. È molto importante anche la capacità che ha avuto Gasperini in questa stagione di capire che la squadra era cambiata, di rimodellarla, l'ha tenuta sempre lì a livello di galleggiamento, sapendo che poi la sua squadra, che aveva meno impegni nel corso della stagione, alla fine dell'anno probabilmente sarebbe stata più in condizione atletica. Mi sembra quello che è successo. E quindi l'Atalanta, che secondo me è ancora un pizzico indietro rispetto alle altre, da un punto di vista, diciamo, della rosa, pizzico indietro rispetto alle altre che stanno giocando per la Champions League, però arriva di rincorsa e in un ottimo momento di condizione. E quindi sicuramente Zapata merita la posizione top 11 e occhio all'Atalanta.
metto un altro attaccante come segnalazione, e naturalmente Romelu Lukaku. Vi ho già detto che abbiamo probabilmente sottovalutato il suo infortunio, mi sembra che stia tornando in grande condizione, occhio, perché i giocatori in grande condizione poi, quando sanno fare, a fine stagione possono essere decisivi a più riprese. Non mi sorprenderei di vedere un Lautaro decisivo da qui alla fine dell'anno più di quanto lo sia stato nei 10 mesi precedenti, proprio perché sta bene. E quindi è un grande ritorno. E poi il flop. Oh, ragazzi, sono 36 anni e lavoro in televisione, quindi qualcosa un po' ho imparato. Allora, già secondo me è inammissibile che le telecamere che sono piazzate in campo non coprano tutto il terreno di gioco in maniera tale da poter essere di aiuto al VAR. Quindi già due volte è successa questa cosa in questo campionato. Poi tra l'altro succede tutto con la Juve. Due volte è successo in questo campionato, contro, a favore, non mi interessa. I falli di mano, i giocatori che non si vedono. Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Il monitor che non funziona per un'ora. Ma veramente stiamo parlando di questa cosa? Cioè, noi abbiamo un sistema evolutissimo come il VAR, addirittura col fuorigioco elettronico, e poi abbiamo una struttura tecnica che permette che un monitor non funzioni. Un monitor, sapete, un televisore, un monitor, è collegato con un cavo che è collegato alla regia, giusto? E quindi questa regia, la regia VAR, ti manda il segnale. Allora, il problema può essere o non è arrivato il segnale, ma lì dicono non funziona il monitor, ma comunque si prova prima. Ma non te ne puoi accorgere un minuto prima della partita. Ma il monitor va provato. Ma noi lo sapete quando proviamo il monitor? Alle 6 del pomeriggio, quando la partita alle 9. La prima prova audio la fai il 19. Ma ragazzi, ma non va bene così. Allora, noi abbiamo, diciamo, nel mondo del calcio, scelto il VAR perché ci deve dare delle certezze. Se io non ho la certezza che sia tutto perfetto tecnicamente, che certezza posso avere? Perché poi, se non funziona una cosa, che ne so che non ne funziona un'altra? Allora, facciamo una bella revisione a fine stagione, mettiamo i puntini sulle i e facciamo un VAR che funzioni senza problemi tecnici. Perché il problema tecnico di una cosa che mi deve dare certezza è inammissibile. Punto.